Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Maestro buono, cosa devo fare per essere felice? Era un tale molto ricco e benestante a porre a Gesù Cristo questa domanda. Più precisamente aveva chiesto cosa devo fare per avere la vita eterna. Ma cos'è vita eterna se non essere felici in pienezza e per sempre? Gesù gli rispose: osserva i comandamenti di Dio, non uccidere, non rubare. Ma li ho sempre osservati, risponde quello, cosa mi manca ancora? Ecco, ribatte il Signore, va, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Era molto ricco quel tale, non se la sentì di lasciare tutto per seguire Gesù Cristo. Si fece scuro in volto e se ne andò via rattristato. Gli era stata data la possibilità di trasformare in dono quello che aveva, cioè di condividerlo. Non l'ha fatto e ha perduto la possibilità di essere felice. Una storiella persiana racconta di un uomo che aveva un unico pensiero, possedere oro, tutto l'oro possibile. Gli divorava il cervello e il cuore quel pensiero. Quando passava per le vie della sua città vedeva solo le vetrine degli orefici. Non si accorgeva di null'altro, tantomeno si accorgeva delle persone, né del cielo, se era azzurro o nuvoloso. Solo l'oro gli stava a cuore. Un giorno non seppe resistere, entrò di corsa in una gioielleria e cominciò a riempirsi le tasche di tutto ciò che gli capitava sotto mano, bracciali d'oro, collane, anelli e quant'altro. Ovviamente non la passò liscia, appena uscito dal negozio fu arrestato. Le guardie gli chiesero: ma come potevi credere di farla franca? Il negozio era pieno di gente. Davvero? Rispose quello. Non me ne ero accorto, io vedevo soltanto l'oro. Sì, in effetti la strada dell'interesse può, per essere pienamente realizzati e soddisfatti, se è quella dell'oro, è un clamoroso imbroglio. Peccato che molti se ne accorgano troppo tardi. Ma allora, forse che la felicità sta nell'essere nullatenenti sul lastrico? No, quello che Gesù propone non è di trasformarsi in nullatenenti, ma di camminare dietro a Lui, di seguirlo. Se questo comporta delle rinunce è perché seguire Lui è come passare per una porta stretta. Chi è sovraccarico di troppi bagagli non ci passa. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Paradossale come affermazione, non c'è che dire. Ma il paradosso ha l'effetto di renderla estremamente seria. Al seguito di Gesù Cristo si scopre che la felicità non sta nell'avere, ma nel donare, nel condividere. Alla fine la questione è tutta qui, infatti. Ci preme di più tutto ciò che abbiamo o ci preme di più essere contenti? Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.